l'obbligo, cioè, di allontanamento, provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, il maltrattamento, cioè quei reati che in qualche modo il legislatore individua come reati spia, che sottendono, che paiono essere presagio a un'escalation o una reiterazione di una condotta criminosa. Quindi in questo caso, appunto, mi ripeto un attimo, la flagranza che è differita, che entra nel codice, entra recuperando anche una funzione generale preventiva, speciale preventiva, scusatemi, rispetto proprio all'autore di questo, della condotta incriminata. E sostanzialmente, allora, venendo poi all'analisi di questo intervento normativo, possiamo dire che desta, dal punto di vista interpretativo ermeneutico, qualche nodo critico, secondo me, qualche perplessità critica, dal punto di vista proprio della concreta messa a terra, interpretazione della norma, il fatto che due di questi reati, i maltrattamenti e gli atti persecutori, lo stalking, siano reati abituali. E quindi già nel 2013, mi pare, quando vi è stata l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza per questi reati, un primo tema si era posto, e questo la Cassazione, la giurisprudenza l'ha affrontato nei termini in cui ci accennava anche un po', mi pare, la dottoressa Bordieri prima, nel senso che ci dice la Cassazione: comunque stiamo parlando di una polizia giudiziaria che interviene sul luogo. E al di là del fatto che gli si manifesta davanti nella sua fisicità, ha tutta una serie di ulteriori elementi indiziari e aliunde desumibili, ad esempio il tenore della telefonata, le modalità di intervento, le possibilità, ad esempio le grida, la condizione generale della casa, ad esempio, parlo per esempio di un maltrattamento, in questo caso evidentemente. Insomma, la giurisprudenza, soprattutto sono una serie di una pluralità di pronunce tra 2018 e 2020, davano un po' le coordinate di massima ermeneutiche per valutare e pesare, soppesare la flagranza per il reato abituale. E, ad esempio, un altro elemento è la sussistenza di precedenti denunce, di precedenti segnalazioni, di attività precedente sulla quale proprio in qualche modo è possibile identificare una progressione, appunto, nella dinamica del crimine. Ecco, qui invece, però, per la flagranza differita, questa valutazione diventa in qualche modo più difficile, perché maltrattamenti e stalking hanno l'arresto obbligatorio da, appunto, effettuare entro le 48 ore dalla realizzazione del video, quindi neanche del video della formazione dell'elemento documento informatico. Quindi per l'APG, per la Polizia Giudiziaria, diventa veramente una responsabilità molto alta, ritengo. Forse un'eccessiva responsabilizzazione c'è stata del legislatore nei confronti della Polizia Giudiziaria in questo fatto, per quello che è una valutazione oggettivamente difficilissima con un così ristretto lasso di tempo. Per interesse personale, facendo proprio una ricerca molto semplice, ho letto in questi giorni i bollettini dei carabinieri di interventi diversi, ho trovato due interventi molto diversi nel loro tipo, che già mi dicono che in qualche modo le diverse organi deputati, appunto, alla prevenzione in questo aspetto, stanno cercando di trovare una loro prassi, una loro modalità di intervento. Uno è quello dei carabinieri di Lamezia, intervenuti per un reato contestato di maltrattamenti in famiglia, che intervengono ad arrestare in flagranza differita un marito dopo che, alla luce di pregresse segnalazioni da parte della moglie, era finalmente giunto un video, una videoregistrazione che in qualche modo documentava l'accaduto. E quindi mi è piaciuto il riferimento anche di queste poche righe, pochi passi del bollettino dei carabinieri che commentava l'operazione. Cioè,